quello che avevano detto gli apostoli quando videro il Signore risorto. Ma quando dopo 8 giorni Gesù ricomparve nel cenacolo e lo chiamò e lo rimproverò per la sua mancanza di fede, si buttò ai piedi di Gesù e Gesù l'aveva invitato a toccare le sue mani, a toccare il suo costato. Credo, Signore, e gli disse, credo, mio Signore, mio Dio. Ecco, Tommaso vide e credette, vide con gli occhi del corpo, vide con gli occhi dello spirito, piegò le ginocchia ed emise un atto di fede in Cristo, figlio di Dio. Questa mattina noi vogliamo prendere l'avvio per la nostra purificazione da questo episodio per rinnovare la nostra fede, per purificare la nostra fede, per incrementare la nostra fede. Diceva l'Apostolo Giovanni, chi è che vince il mondo? La nostra fede. Questa è la vittoria nostra sul mondo. E se il mondo ancora crede poco, se il mondo ancora va alla deriva, una delle colpe principali l'abbiamo noi, perché la nostra fede è languida. Non è la fede pura predicata dagli apostoli, praticata dalla prima cristianità. Oggi soprattutto con queste sette, con queste superstizioni a valanga, con tutti questi pseudomessaggi, con tutte queste infiltrazioni che alterano la nostra fede, noi corriamo il rischio di perdere la fede pura, la fede santa in Cristo Signore. Ecco perché dobbiamo domandare questa mattina la purificazione della nostra fede, perché siano sfrondate tutte quelle superstizioni, credenze, devozioni, devozioncelle più o meno corrette, che inquinano la fede, oscurano la fede pura, la fede del credo, la fede della Chiesa. Ecco, chiediamo al Signore di sfrondare la nostra fede da tutte le credulità, da tutte le superstizioni, da tutto ciò che imbriglia la nostra fede, che non è la fede pura e santa nei misteri di Dio. E dobbiamo purificare anche la nostra fede pratica, cioè quella fiducia che dobbiamo avere nel Signore e unicamente nel Signore, senza declinare né a destra né a sinistra, senza andare da questo o da quello, quasi che la nostra salvezza, la nostra salute fisica o spirituale dipenda da questo o da quello. È unicamente da Dio che noi dipendiamo, da quel Dio che abita nel cuore del fedele, che non ha bisogno di altre surrogate, quanti surrogati oggi sulla fede. Chiediamo al Signore allora la purificazione della fede e ribadiamo che la nostra fede è quella della Chiesa, la fede nel credo, la fede in quello che ci insegna la Chiesa. Tutto il resto è discutibile, tutto il resto non è oggetto di fede, anche le rivelazioni private non sono oggetto di fede, anche tutte quelle manifestazioni che vanno per la maggiore non sono oggetto di fede, finché la Chiesa non ci propone un fatto, non ci propone una dottrina come convenevole alla fede, noi dobbiamo sempre dubitare. Dobbiamo sempre purificare la nostra fede perché si mantenga integra, perfetta, perché chi crede sarà salvato, chi non crede sarà condannato. E la fede non può essere supplita dalla credulità,
dato per estensione dall'inganno del maligno. Signore, ti chiediamo questa mattina di purificare la nostra fede. O Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici quest'acqua e fa che noi, i tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati, la difesa dall'insidia del maligno e il dono della tua protezione. Nella tua misericordia donaci, oh Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedice, Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo, di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'insidia del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Su di voi verserò dell'acqua pura e voi sarete purificati, sarete mondi da ogni vostra colpa e vi darò così un cuore nuovo, dice il Signore. Abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Parola del Signore.
Alleluia, al Signore che regna sia gloria, amen. Alleluia, al Signore che regna sia gloria, amen. Per le parole di questo Santo Vangelo siano cancellati tutti i nostri peccati, soprattutto i peccati di incredulità. Tommaso non crede a quanto gli apostoli dicono e Gesù lo rimprovera perché non crede agli apostoli. Non crede a coloro ai quali si è manifestato, a coloro che iniziano ad essere i depositari della fede. E quando mostra le sue mani e i suoi piedi, il suo costato, gli dice: adesso credi? Ed egli si getta per terra e dice: Signore mio e Dio mio, confessa la divinità di Cristo. Egli vede con gli occhi della fede, con gli occhi interiori, riconoscendo in quell'uomo crocifisso e risorto il proprio Signore, il proprio Dio. È in quel momento che scatta la fede, perché confessa che quell'uomo crocifisso che davanti a lui è il suo Signore e il suo Dio. Però Gesù aggiunge una parola: tu sei beato perché hai creduto, non tanto perché hai visto con i tuoi occhi, quanto hai creduto con la tua mente e col tuo cuore. Però veramente saranno beati quelli che, pur non avendo visto, non avendo avuto l'esperienza personale, crederanno sulla parola dei testimoni, sulla parola degli apostoli, crederanno che io sono il risorto. E questi beati siamo noi, noi che crediamo a quanto ci ha rivelato il Signore nelle Scritture, a quanto ci è stato trasmesso dagli apostoli, a quanto ci viene insegnato dalla Madre Chiesa, depositaria della verità. Per cui questa mattina celebriamo la nostra fede e ringraziamo Dio di questo grande dono, perché Gesù dice: chi crede sarà salvato, chi non crede sarà condannato. E questione di condanna eterna o di salvezza eterna, la fede in colui che si è manifestato a noi, in colui che ci ha detto la parola della verità: chi crede sarà salvo, chi non crede sarà dannato. Non saranno tante le opere, così abusa dalla fede, che sono motivo di condanna o di salvezza, quanto la fede vera, la fede permeata dall'amore, la fede permeata dalla carità, la fede che ci fa passare le buone opere, e questa fede viva e conseguente che ci salva. Ogni altra così credulità, ogni altra adesione a dottrine false, ogni altra azione che escluda la fede sarà per noi motivo di condanna. È la fede che ci salva. Se tu confesserai che Gesù è il Signore dentro il tuo cuore e lo confesserai con la bocca, tu sarai salvo, perché è scritto: chi confesserà il nome del Signore sarà salvato. È la fede che salva, ma anche la fede che vince il mondo. Cioè, dice Gesù in Giovanni, che cos'è che vince il mondo? La vostra fede. E se il mondo oggi crede poco, è per mancanza della fede dei cristiani.
perché la nostra fede non è robusta, perché la nostra fede non è viva, perché la nostra fede non è conseguenziale, cioè le opere che noi facciamo non sono le opere della fede, ma le opere degli altri uomini, per cui siamo anche responsabili di fronte a Dio della mancanza di fede negli altri, della mancanza di vita cristiana negli altri, perché è mancata in noi la testimonianza viva della fede attraverso la parola e attraverso le opere di fede. Oggi noi assistiamo ad un fenomeno raccapricciante. Meno si crede nell'unico Dio, più aumentano gli dèi. Meno si pratica la religione dell'unico vero Dio, più aumentano le pratiche magiche, le pratiche esoteriche. Più noi ci allontaniamo dalla fede, nell'unico vero Dio, dal credo, più noi ci avviciniamo a tanti creduloni, a tanti mestatori di dottrine, di verità, di riti, che urtano con la fede, perché l'uomo di oggi è sempre l'uomo di sempre. E quando viene meno la fede, cresce la superstizione, perché l'uomo ha bisogno di vedere, di sentire, di credere. Fatto per Dio non può fare meno di Dio, ha bisogno di un vero culto, e venendo meno il vero culto si inventa altri culti, perché l'uomo è fatto per Dio e al posto di Dio deve mettere qualcuno per poter vivere, perché il fatto di credere è un fatto interiore. Il vero ateo non esiste, il vero ateo è soltanto qualcuno che si propone di non credere, ma in fondo crede. Ateo veramente non c'è nessuno, deve fare violenza alla sua natura, alla sua mente, al suo cuore, deve fare violenza a se stessa per non credere, ma quando questa violenza alla propria mente, al proprio cuore che reclama Dio, viene a mancare, l'ateo subito crede. Crederà in qualche cosa, crederà in qualcuno, perché nessuno di noi può essere non credente. Abbiamo bisogno dentro di noi di credere a qualcuno, di credere a qualche cosa per vivere. La situazione di oggi è raccapricciante anche in mezzo ai cristiani, perché la fede nostra è inquinata da false dottrine e da false pratiche, perché abbiamo abbinato alla fede la credulità, abbiamo abbinato alla fede la superstizione, abbiamo abbinato alla fede la frequenza di maghi, fattucchieri, pratiche magiche, esoteriche, cioè abbiamo riempito il bisogno che abbiamo di credere e di operare con cianfrusaglie, con materia di scarto. Abbiamo venduto l'oro per comprare il piombo, ci siamo riempiti di piombo, di monete false, mettendo da parte la moneta buona, mettendo da parte l'oro puro, l'oro della nostra fede. Ed è questo il dramma di oggi. In un mondo cristiano, quali siamo noi? Quanti fattucchieri, quanti maghi, quante sette pseudo religiose, quante superstizioni. È un mondo il nostro superstizioso che fa pugni con un mondo scientifico, con un mondo evoluto nella tecnica, con un mondo evoluto nella dottrina, con il mondo evoluto nella cultura, con il mondo evoluto anche nella religione. E che l'uomo vuole sentire, vuole vedere, e come Dio non si vede e non si sente, perché è oggetto di fede, allora l'uomo cerca di materializzare Dio
avviene quello che avvenne nel deserto, quando il popolo eletto, vedendo Mosè allontanarsi sulla montagna e avendo bisogno di vedere il proprio Dio, creò il vitello d'oro. Mosè raccolse il grido di questo popolo che aveva abdicato la propria fede e, scendendo dalla montagna, ruppe quelle tavole della legge, ruppe il vitello d'oro, lo buttò, ma il popolo aveva sentito il bisogno di crearsi un Dio che si vede e che si sente, e a questo Dio, così fatto nel vitello d'oro, cominciò a prestare culto e diceva alla gente: tu sei il nostro Dio che ci hai tratto dall'Egitto, tu sei il nostro Yahweh che noi vediamo e tocchiamo, a te dobbiamo noi dare il culto. Avevano materializzato il culto di Dio. Questo succede anche a noi quando materializziamo o tentiamo di materializzare la nostra fede, quando tentiamo di farci delle immagini, tentiamo cioè di aggrapparci a devozioni, devozioncelle, a immagini che possono inquinare la nostra fede. La nostra fede deve essere pura, non deve essere inquinata da superstizioni, non deve essere inquinata da false pratiche. Non dobbiamo credere a tante rivelazioni private che inquinano la nostra fede. Dobbiamo stare a quello che ci insegna la Santa Madre Chiesa. Non è che noi condanniamo le apparizioni della Madonna. Tante di queste apparizioni sono vere, anche se la Chiesa ancora non si è pronunciata. La Chiesa non si è pronunciata su Medjugorje, perché va con i piedi di piombo. Si è pronunciata su Fatima, si è pronunciata su Lourdes, ma non si è pronunciata, non ha impegnato se stessa ancora in Medjugorje, pur avendo accettato e accettando tutto quello che la Madonna dice, pur incoraggiando i fedeli ad ascoltare i messaggi della Madonna, ma non impegna la sua autorità perché va con i piedi di piombo. Io dico che tante apparizioni, anche non approvate, sono vere, però non possono scalzare la fede, non possono nuocere alla fede, non possono prevalere sulla fede. Così tante devozioni che noi abbiamo tenteribili devozioni, ma non c'è nessuna preghiera che guagli il Padre Nostro, che guagli l'Ave Maria. Solamente tutte per queste preghiere che noi recitiamo, le recitiamo tutte, le recito anch'io, però la preghiera più bella resta sempre quella insegnataci dal nostro Signore Gesù Cristo, il Padre Nostro. Non ci sono preghiere efficaci di se stesso, forma di preghiera. Se tu reciterai 7 Padre Nostre, le reciterai al mattino, a mezzogiorno, alla sera, se reciterai 33 Gloria Patri in date posizioni, in date orari, tu otterrai la grazia. Tutte queste cose sono superstizioni, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Non sono le formule, non sono i numeri, non sono le modalità che danno efficacia alla preghiera, ma la preghiera riceve efficacia dalla nostra fede e dall'intervento della grazia di Dio. Ecco perché dobbiamo purificare la nostra fede. Più grave è il caso quando noi che chiediamo grazie al Signore e non ci sentiamo ascoltati dal Signore, facciamo ricorso a maghi più o meno patentati, a maghi che si fanno pagare più o meno vistosamente, a maghi di prima classe, seconda classe e terza classe, e affidiamo a loro la nostra fiducia, affidiamo a loro anche la nostra borsa, il nostro denaro, e ci roviniamo. Quando non otteniamo da Dio una grazia, pensiamo di ottenerla attraverso altre vie, che poi sono le vie del maligno, perché dietro queste pratiche, dietro queste persone, opera sicuramente il maligno, che vuole sviare l'uomo dalla retta ragione e vuole sviare il cristiano dalla retta fede. Fratelli e sorelle, in questo momento,
come profeta del Signore, io metto in guardia tutti voi dal praticare superstizioni, dal praticare magie, dall'andare a fare le maghe e fattucchieri, da indulgere a pratiche magiche, perché questi offendono il primo comandamento del Signore. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Noi, soprattutto che soffriamo, noi che abbiamo delle malattie, noi che ci troviamo in tanti casi incresciosi, dobbiamo avere fede in Dio. Non dobbiamo avere e subire la tentazione, cedere la tentazione di andare altrove, perché purtroppo tanta gente, anche di quelle che viene in chiesa, anche di quelle che frequenta questo luogo, va da maghi e fattucchieri per ottenere grazie, per ottenere delle ricette, per ottenere degli intrugli e guarire da certe infermità, oppure evadere da certe situazioni, oppure per allacciare rapporti leciti, oppure per ottenere risposte che credono che la Chiesa non possa dare o che Dio ancora non dà. Fratelli e sorelle, il mistero della croce è il mistero in cui noi viviamo, è il mistero della fede, è il mistero della croce. Dobbiamo pur camminare in questo mondo che vale di lacrime, dobbiamo pur offrire a Dio l'olocausto della nostra sofferenza, e se il Signore non ci guarisce, non ci guarirà nessuno, non ci guariranno i maghi, non ci guariranno le pratiche magiche, sarà un'illusione, sarà qualche cosa che gioca in noi, ma che ci allontana dalla verità, ci allontana anche dalla retta ragione. Ecco perché io esorto caldamente a non praticare né maghi, né fattucchieri, né cartomanti, né oroscopi, né oroscopari, a non interrogare divinità occulte, a non interrogare i morti, perché i morti non si interrogano, i morti si suffragano con le nostre preghiere, con i nostri suffragi, con le nostre sante messe. Ma atteniamoci a quello che ci insegna la Santa Fede, atteniamoci alle Scritture. Proprio in questi giorni abbiamo letto un testo del libro di Samuele, dove Saul distrusse tutti i maghi e i fattucchieri e li mise a morte. Qualcuno sfuggì, ma ordinò che tutti i fattucchieri e i maghi venissero uccisi, perché avevano infestato la terra di Israele, avevano infestato tutto il popolo. Oggi invece, in pieno cristianesimo, in pieno secolo XX, i maghi hanno larga mano, le televisioni strombazzano, le loro ricette, i loro metodi di cura per guarire dalle malattie, e tutti possiamo imparare l'arte magica proprio dalla televisione, perché insegnano come fare una bacchetta magica, insegnano una falsa dottrina e la perversione in cui noi siamo entrati. Questa perversione dipende appunto dalla nostra credulità e dalla mancanza della nostra santa fede. Se credessimo di più, se tenessimo di più alla dottrina della Chiesa, se tenessimo più a Dio, a Cristo, se tenessimo bene nella mente e nel cuore il deposito della fede che salva, noi non andremmo da maghi e fattucchieri, non seguiremmo tanti programmi e tutti questi potrebbero morire di fame, anziché fare milioni morirebbero di fame, perché nessuno andrebbe da loro. Ma noi non crediamo, ecco perché i loro fatturati sono pingui, ecco perché tutti guadagnano, e fare il mago o il fattucchiere è un mestiere molto buono e redditizio, perché la gente facilmente va a loro per ottenere quello che Dio non dà, oppure pensano che Dio non possa dare, perché la gente non crede più.
Fratelli e sorelle, noi siamo credenti e non siamo credenti. Noi siamo cristiani e non siamo cristiani. Noi abbiamo Dio e non abbiamo Dio. Non possiamo fare il miscuglio tra Dio e il demonio. Quale miscuglio, dice l'Apostolo, tra Cristo e Belial? Tra Cristo e Belial. Eppure tanti cristiani fanno il miscuglio tra Cristo e Belial. Osserviamo la purezza della nostra fede, crediamo al Signore, aderiamo al Signore e nella pratica della vita mostriamo che siamo dei credenti, perché anche qui ci può essere una discrasia, cioè con la mente crediamo e con le opere rinneghiamo quello che crediamo. Quanti cristiani non vivono in conformità della loro fede? Quanti cristiani vivono così disordinatamente, come se non credessero? Fratelli e sorelle, la fede ci impegna a credere, ma ci impegna anche ad operare in conformità a quanto noi crediamo. Il vero cristiano è coerente, coerente con quello che pensa, coerente con quello che dice, coerente con quello che opera. Quando manca questa coerenza, allora quello è un falso cristiano. Appunto diceva l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani che è salvo colui che crede con il cuore e confessa con la bocca, cioè crede interiormente e dimostra esteriormente che veramente ha fede. La nostra fede deve essere interiore, ma deve esprimersi nella parola e nelle opere, perché allora noi mostriamo che veramente crediamo. Fratelli e sorelle, se il mondo crede poco, se il mondo va alla deriva, si deve incamparti a noi, perché ci manca la fede, ci manca l'amore, che è conseguenza della fede. Se noi non crediamo abbastanza, se noi non amiamo abbastanza, manca nelle mani di Dio quella prova perché il mondo crede a Cristo. Il mondo si allontana da Cristo appunto per la mancanza della nostra fede, per la mancanza del nostro amore a Cristo Signore. Noi del rinnovamento nello Spirito siamo chiamati a intronizzare Cristo di nuovo nella società in cui noi viviamo, a inalberare l'albero della fede, la bandiera della fede, a predicare dovunque l'amore conseguente alla fede. Dobbiamo reintrodurre Cristo in mezzo al popolo cristiano, perché il popolo si possa salvare. Dobbiamo di nuovo introdurre Cristo, che è nato per noi, è morto per noi, è risorto per noi. Introdurre Cristo nel mondo, perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Chi crederà sarà salvo, chi non crederà sarà condannato, diceva Gesù mandando gli apostoli. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, perché il mondo non si danni, ma si salvi per mezzo di Lui. Ma il mondo si salverà, noi tutti ci salveremo in misura della nostra fede, in misura del nostro amore. Amen. Proclamare la nostra fede. Così, proclamando il nostro credo, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, i testi della Scrittura riguardanti la proscrizione di maghi, fattucchieri, pratiche magiche, interrogazione di morti, sono da 20 a 25 e dovremmo tutti saperle a memoria in modo da rispondere bene a quelli che ci interrogano e anche come regola per noi. Qui mi viene un testo di Isaia: quando vi diranno gli interrogati i morti e gli indovini che vi sbigliano e mormorano formule magiche, forse un popolo non deve consultare i propri dei, dite voi? Ma voi per i vivi consultate i morti? Ecco la celia: per i vivi consultate i morti? A
attenetevi alla rivelazione, alla testimonianza. Certo, faranno questo discorso che non offre speranza d'aurora. Dice Isaia, noi facciamo questo discorso, ma questo discorso non è tanto ascoltato. Ed ecco la regola che dà il profeta, attenetevi alla rivelazione e alla testimonianza. Avrebbe detto Dante, come lo dice appunto, avete il Nuovo e il Vecchio Testamento e il sommo pastore che vi guida, tanto basti al vostro salvamento. Per cui abbiamo il Nuovo e il Vecchio Testamento e il sommo pastore che vi guida, l'insegnamento della Chiesa, e tanto basta al vostro salvamento. Tutte le scritture proscrivono queste pratiche magiche. E quando Paolo va ad Efeso e raccoglie tutti i libri magici, fa un falò che costava 50.000 dramme, una somma enorme. Però suscitò la persecuzione, perché i fabbricatori di idoli e soprattutto degli idoli di Diana, la grande dea degli Efesini, si rivelarono, per cui gli apostoli dovettero combattere. Oggi noi non combattiamo abbastanza, siamo permissivi, non toniamo, lasciamo mano libera, ed è per questo che la fede è inquinata, la morale è inquinata e il mondo perisce. Nessun giovamento ci danno gli oroscopi, ci danno i cartomanti, soltanto sollecitano la nostra così credulità, vengono incontro anche con l'intervento del maligno a qualche illusione che noi ci facciamo e svuotano le nostre tasche. Fratelli e sorelle, siamo ragionevoli prima e poi siamo anche cristiani, ragionevoli, non crediamo, ma siamo cristiani, abbiamo la fede, abbiamo la dottrina, abbiamo Cristo Signore in mezzo a noi. Non avranno più bisogno, dice la scrittura, che qualcuno insegni loro, perché lo Spirito Santo che è dentro di loro insegnerà quello che devono praticare e fare. Noi abbiamo Dio dentro di noi. Abbiamo la sana dottrina, abbiamo Cristo che ci insegna e tanto ci basta. Amen. Amen. Sì. Adesso cantiamo e poi intercediamo. Annunciamo che la mano del Signore è su di noi, il Signore sta toccando parecchie persone negli occhi, nelle orecchie, nel naso, nella bocca, e la mano del Signore che si posa su tante persone e toccando
porta beneficio e guarigione. C'è anche la mano del Signore che si posa sulla schiena di alcune persone, particolarmente sulla schiena di una donna che ha gli anelli delle vertebre spostate, ma anche su altre persone. Il Signore stamattina sta toccando la colonna vertebrale e tutti i sensi delle persone perché ne abbia il beneficio, che i nostri occhi si aprano a Lui, che la nostra bocca si apra a Lui per ringraziarlo e benedirlo. Amen. Signore mio e Dio mio, mio Signore e mio Dio, grazie Gesù, perché ancora questa mattina tu ti manifesti a noi. Signore Gesù, noi ti vogliamo chiedere di aumentare la nostra fede questa mattina, perché forse ancora non crediamo abbastanza, ancora abbiamo bisogno di toccare il tuo costato. Ancora abbiamo bisogno, oh Signore, di mettere la mano nelle tue piaghe. Abbiamo bisogno, oh Signore, di vederti in carne ed ossa. E allora, oh Signore, tu che hai chiamato beati coloro che pur non avendo visto crederanno, fa, oh Signore, che questa mattina ti vediamo con gli occhi della fede. Fa, oh Gesù, che questa mattina possiamo toccarti, possiamo incontrarci con te. E la cosa più importante per noi, oh Gesù, è credere che tu sei presente in questa assemblea, che sei presente ogni giorno nella nostra vita e che cammini accanto a noi. La cosa più importante per noi, oh Gesù, è l'incontro con te, il vero incontro. Fa, oh Gesù, che camminando non diventiamo ciechi. Fa, oh Signore Gesù, che quando tu cammini accanto a noi e con noi, il nostro cuore arda come ardeva il cuore dei discepoli di Emmaus. Fa, oh Signore Gesù, che poiché tu cammini con noi perché sei vivo, ogni giorno noi possiamo vederti, incontrarti e possiamo adorarti, oh Gesù. Ecco, questa mattina desideriamo questo dono, Signore. Ascolta la nostra preghiera. Noi tutti siamo immersi nel mistero della redenzione e accettiamo, Signore, tutto quello che tu ci dici. Accettiamo le prove della vita, perché non possiamo cambiare questa valle di lacrime in una valle di godimento, come vogliono gli uomini. Signore, noi ti presentiamo tutti i nostri bisogni, temporali e spirituali. Sei tu il nostro Dio. Ti raccomandiamo tutte le nostre famiglie, ti raccomandiamo tutti i capi delle nostre città, della nostra nazione, tutti quelli che hanno responsabilità pubbliche, tutti i giudici, ti raccomandiamo a tutti gli oppressi, i poveri, i carcerati, soprattutto quelli malmenati, perché vogliono delle risposte, perché si vogliono estorcere delle confessioni. Ti preghiamo per tutti quelli i quali soffrono a causa della giustizia,
Signore, illumina i giudici e tocca il cuore, il loro cuore, perché siano giusti davanti a te, perché rispettino la persona umana e perché, ove il caso, siano anche clementi, come tu sei clemente e misericordioso. Non manchino mai alla giustizia e al rispetto dell'uomo. Ma ti preghiamo in maniera particolare di visitare i nostri carcerati, i quali soffrono nelle carceri, qualunque sia il loro misfatto, essi soffrono e le raccomandiamo a te le loro sofferenze, giovano anche a noi, perché se sono offerti in Cristo, sono le sofferenze di Cristo, le sofferenze di tuo Signore. Tu che hai detto che sei nell'affamato, nell'assetato e nel carcerato. O Gesù, aiuta tutti questa mattina e da tutti di credere di più e di amare di più e di salvare attraverso la nostra fede e il nostro amore il mondo. E Signore, non posso non tacere questo testo che tu mi hai dato. Giorni fa è venuta una persona e mi ha detto: ho consultato il tale di tali e mi ha detto tutta la verità, non solo, ma ha confermato con un prodigio, con una guarigione, quello che egli aveva detto, e mi ha detto di seguire la sua scuola, di andare da lui, perché egli avrebbe aperto una via nuova. Io ho risposto con un testo, il testo di Deuteronomio 13, che è questo. Quando si alzi in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti proponga un segno o un prodigio, e il segno e il prodigio annunciato succede veramente, ed egli ti dica: adesso segui me, segui gli dei stranieri, tu non dovrai seguirlo, perché il comando del Signore è questo: amate il Signore vostro Dio e seguitelo solo, osserverete soltanto i suoi comandi. Qualora il tuo fratello, questo profeta, ancora dovesse insistere, sia messa a morte, perché ha proposto l'apostasia dal Signore, dal vostro Dio. Quando il tuo fratello, figlio di tuo padre o di tua madre, o il figlio o la figlia o la moglie che riposa sul tuo petto, o l'unico che come te stesso ti istighi in segreto dicendo: seguimi, andiamo, serviamo un Dio straniero, e allora tu dovrai prendere per primo la pietra, condurlo davanti al popolo e lapidarlo. Sì, prima tu a lapidare tuo fratello, tua sorella, tua moglie, tua madre, che ti dovessero proporre una tale dottrina e una tale sequela. Sono le parole che troviamo nel capitolo 13 del Deuteronomio. Per cui anche se tuo fratello, tua sorella, tua moglie, tua madre ti dovessero proporre l'apostasia dalla vera religione, deve essere il primo tu a condurlo fuori e a chiamare gli altri del tuo popolo per incominciare la lapidazione, metterlo a morte. E se c'è un profeta che fa prodigi e ti insegna un'altra via, tu dovrai metterlo a morte, anche che faccia dei prodigi,
perché è un istigatore al male e quei prodigi fatti sono fatti dal diavolo in lui. Dice Gesù che faranno dei prodigi, sorgeranno falsi profeti in mezzo a voi, faranno dei prodigi tali da indurre in errore anche gli eletti. E nell'Apocalisse è scritto che la grande bestia e gli adoratori della bestia e i falsi profeti faranno dei prodigi straordinari, ma alla fine Dio trionferà, per cui il prodigio o l'oracolo o qualunque altra cosa che possono fare questi falsi dottori e profeti, dovete sapere che sono inganno del maligno, per condurre fuori strada il popolo, per condurre fuori strada noi. La retta fede deve essere l'unica nostra via, anche che dovrai mangiare, dice il profeta, il pane della tribolazione e bere l'acqua dell'afflizione, ricordati che c'è in mezzo a te un maestro, i tuoi occhi vedranno lui, le tue orecchie ascolteranno lui, ed egli vi dice, questa è la strada, percorretela, casomai andiate a destra e a sinistra, e dirai a tutti i tuoi idoli, fuori. Anche noi dobbiamo bandire dalla nostra vita queste tentazioni. Questo è l'opposto alla fede e questo è l'invito che io faccio a ciascuno di voi oggi. Fuori, soltanto Cristo deve regnare in mezzo a noi. Fuori tutti, resti soltanto Cristo e la sua dottrina, perché chi crede in Lui sarà salvo. Alleluia. Alleluia. E adesso raccogliamo l'elemosina. È un atto di culto. Dovete crederlo, perché lo dice la Scrittura. È un atto di culto. È una liturgia che noi facciamo. Lo facciamo per il Signore, a favore dei poveri, a favore di cause giuste, date con generosità, pensando di dare al Signore.